Buonasera a tutti, sono Giuseppe Perone con il mio amico Giorgio di Telese che userà una piattaforma mista, un Lumera e un Centurion, quindi per un impianto di una lente Soleco o una lente refrattiva multifocale, che poi magari l'amico Giorgio ne evidenzierà le caratteristiche e le peculiarità. Permettetemi come prima cosa di fare i complimenti all'organizzazione veramente efficiente, la cordialità del padrone di casa di gran lunga notevole, e quindi ringrazio l'amico Alessandro Mularoni per l'ospitalità e per aver avuto la geniale intuizione di organizzare un evento così importante quale l'AICER, che è una società che continua a crescere nei numeri e nell'impegno scientifico. Ma io passerei subito con la parola a Giorgio, che ci descrive un po' il caso. Giorgio, a te. La signora ipermetrope, con una camera un po' bassa, non si muove signora, metterà una IOL multifocale, ha un nucleo abbastanza duro, segnalato in cartella 3+, e la cornea con delle gutte. Quindi l'importante in questa chirurgia premium è avvicinarsi con dei tagli ridotti, ben calibrati, come diceva stamattina la Mencucci in auditorium. Non si muova, signora. Profili atti a indurre un astigmatismo più ridotto possibile, e qui la partita vera si gioca in questa fase con una ressi di dimensione e idonee, tale da non consentire uno spostamento sull'asse anteroposteriore della lente, perché sappiamo che uno spostamento anteroposteriore inficia il risultato. Tenete presente che 0,1 mm di spostamento per una lente di 26 diottrie ci dà un errore di 0,15. Quindi capite quanto importante sia la manovra che ha fatto poc'anzi Giorgio di una ressi perfettamente circolare e del diametro di 5 mm. Che andrà a coprire in modo ottimale il bordo della lente e la terrà nell'effettiva posizione, quella che noi andiamo a predisporre con l'impianto. Adesso Giuseppe, dimmi. Ciao, sono Fabrizio. Ciao Fabrizio. Giuseppe, scusa se ti disturbo, dammi un'idea delle dimensioni di questa lente premium, visto che la allora, questa è una lente dicevamo refrattiva, con un bottone centrale, un diametro di 6 mm, un'ampiezza di 11 mm, un angolo di inclinazione di 5 gradi, ed è una lente che sulla carta dovrebbe darci delle ottime performance, anche se poi tu sai meglio di me, ci siamo confrontati a lungo sull'argomento, sai che queste lenti rifrattive purtroppo in alcuni casi, lì dove la selezione non è fatta in modo ottimale, essendo pupillo dipendenti possono creare qualche dispiacere ai nostri pazienti, però posso garantirti che la selezione qui è stata fatta in modo ottimale. Ho visto personalmente l'entità dell'angolo K, che è inferiore ai 5 gradi, e questo sicuramente ci mette un po' al riparo da eventuali dispiaceri. Vedete che Giorgio sta iniziando la fase 2 di aspirazione. Fabrizio, spero di essere stato esaustivo, se ci sono ancora dei chiarimenti. Sulla lente direi ottimo, sto facendo i complimenti a Giorgio che lotta con questo pooling di fluido. Ha una cataratta abbastanza durezza. Sì, ma sai, questi sono chirurghi di frontiera. Giorgio viene da una zona che si chiama Telese, meravigliosa, dove sicuramente non ha il problema di operare le cataratte trasparenti. Giorgio, no, non era una cataratta trasparente, infatti, sicuramente. Ma dico, la tua scuola è una scuola sicuramente di chirurgia impegnativa. Purtroppo le cataratte sì, Alessandro, dimmi. Non le vediamo tutti i giorni. Dicevo, intanto quando si fa un buon intervento si fa anche una buona figura quando la cataratta è impegnativa. Intanto, mentre lui aspira le masse, dico brevemente come sono stati preparati questi pazienti, come avete fatto vedere dalla scheda introduttiva, quindi hanno fatto ovviamente la visita oculistica completa, la biometria con Yolmaster 700, la cheratometria e la topografia è stata fatta a tutti i pazienti, sì, ho visto, tutti quando perfetti. Si parla di Yol Premium è ovviamente indispensabile, la pupillometria per tutti i pazienti con multifocali
e l'OCT del segmento posteriore in tutti i casi in cui abbiamo optato per una lente premium. Quindi potete vedere nella diapositiva di preparazione qual è la nostra preparazione standard quando affrontiamo una chirurgia di questo tipo. Adesso vedo che è pronto per la lente, per cui vi ripasso la linea. Grazie Alessandro della puntualizzazione. Iniziamo a preparare la lente. Indubbiamente la preparazione del caso clinico in caso di impianto di IOL premium è una preparazione più impegnativa, che richiede tecnologie d'avanguardia. L'errore biometrico deve essere ridotto. Tenete presente che da lavori recenti negli Stati Uniti il 20-25% delle lenti vengono espiantate perché per errore refrattivo importante. Quindi una biometria, e stamattina in auditorium abbiamo avuto delle lezioni magistrali sull'argomento, un'analisi biometrica ottimale, una valutazione dei K anteriore e posteriore, quindi dell'astigmatismo totale, sono parametri fondamentali, così come parametro fondamentale è la profondità della camera. Abbiamo visto che una lente anteriorizzata sicuramente ci dà una performance refrattiva. Allora, ecco qui la lente. Scusa se ti interrompo. Sì, questa, no, Giorgio, a te. Questa è la lente, va inserita con queste piccole incisioni, non so se riuscite a vederle, sull'orecchietta, in basso a sinistra e in alto a destra. Le orecchiette sono leggermente angolate verso l'alto, quindi la lente va 5 gradi, orientata. Cartridge. L'unica accortezza, come tutte le lenti di questa foggia, è quello di inserire bene la lente all'interno del cartridge e delle alette. Non l'hai messa? Vabbè, ma tanto mi dai quello. Ecco, vedete con quale cura Giorgio procede nella preparazione della lente. Se mi lami un po'. Ferma signora. Possiamo fare una domanda a Giorgio? Sì. Dimmi. Come ti regoli per la centratura della lente al termine del caso? Cosa controlli? Ma diciamo che una volta che hai fatto la ressi, cioè, si può fare ben poco, nel senso che molto dipende da come è andato l'intervento. Alla fine dell'intervento mi assicuro che il bordo della lente sia tutto al di sotto della capsula, e questo spesso è più che sufficiente. L'intervento credo sia andato bene. Direi complimenti a Giorgio e complimenti ancora al padrone di casa, Alessandro Mularoni. Sì, volevo ringraziare per l'organizzazione veramente ineccepibile. Adesso passeremo ad un intervento in cui verrà impiantata una lente torica. Grazie. Bene, Giorgio, grazie ancora. Cosa impianti? Io vedo una lente torica della Soleco. Sono 4 diottrie 75. Ok, pronti nell'altra sala con l'amico Solarino, che si confronterà con un impianto piuttosto complesso di una lente torica, sempre della Soleco. Lente torica contro la lente multifocale di prima, problematiche diverse. Per la lente torica è importante la centratura dell'asse. Anche stamattina abbiamo visto delle lezioni che ci hanno illuminato sull'argomento. Abbiamo appreso nel corso di queste lezioni mattutine che uno spostamento di soli pochi gradi è in grado di inficiare in modo importante il potere refrattivo della lente, 3 gradi il 10%, quindi siamo veramente dobbiamo essere attenti alla centratura. Quindi l'amico Solarino sicuramente utilizzerà una tecnologia di allineamento, presumo del Callisto. Di iniettare sempre la lente e poi di posizionarla nel sacco esattamente sull'asse 0-180. Intendo dire che l'ottica di queste lenti toriche viene realizzata
sulla refrazione del paziente, quindi abbiamo un'ottica personalizzata. Quindi abbiamo esattamente sempre lo stesso asse della lente con assi variabili che sono quelli dell'astigmatismo. Quindi tutto sommato è una condizione, diciamo, che facilita abbastanza la parte della marcatura, tutte le altre cose che solitamente in una lente di tipo torico sono particolarmente rilevanti. Ti dispiace dirci in due parole quali sono le peculiarità dell'arruolamento di un paziente per un impianto di una lente torica? Quali sono i parametri più importanti che tu vai ad analizzare? Se ti senti di rispondere nel corso dell'intervento. Certamente, allora diciamo che soprattutto cerchiamo di guardare il fatto che il paziente abbia una certa regolarità dell'astigmatismo. Ovviamente quello che Benissimo. Possiamo prospettare al paziente dipende anche da questo dato rilevante. Certo, anche diciamo pazienti che abbiano situazioni di cheratoconofrusto, andiamo chiaramente a poterli correggere anche con una lente di questo tipo, però sono sempre pazienti che poi hanno giovamento dall'utilizzo della lente che andrà commisurato alla regolarità del loro astigmatismo, quindi della loro superficie refrattiva anteriore. Abbiamo una domanda dall'auditorium, mi sembra di capire. Grazie Giuseppe, vedete l'idrodissezione? Complimenti a Sergio per questa Ressi fatta con l'ago, che vecchia scuola ma sempre, sempre interessante, sempre efficace. Grazie. Potete per caso dirci se la toricità della lente è su entrambe le superfici, entrambe le facce della sì, lente? Sì, la lente ha una toricità sola? Che è soltanto sulla superficie anteriore. Quindi viene realizzata con una superficie posteriore che ha diciamo una prevalentemente piatta e poi invece ha una superficie anteriore che è quella che è modellata. Bene, chirurgia premium dell'astigmatismo, sappiamo tutti noi nella routine di tutti i giorni quanto sia importante e quanto sia comune questo vizio refrattivo. Tenete presente che un astigmatismo di 2 dioptrie è in grado di inficiare il visus del 50%, quindi è importante approcciarsi a questa chirurgia. E sappiamo benissimo che circa il 50% dei pazienti operati di cataratta necessita di una lente per la correzione dell'astigmatismo. Mi permetterei di aggiungere, qualora ce ne fosse bisogno, che è importante nella selezione escludere fenomeni di lassità della capsula, perché è importante che la lente sia ben centrata, è importante escludere astigmatismi inferiori allo 0,75 ed è importante acquisire i parametri dell'astigmatismo in modo importante. È importante disporre anche di sistemi per il calcolo della lente di una certa elasticità e che ci consentono di avere delle performance refrattive poi in modo ottimale. Vedete il nostro amico come procede con questa macchina che ha delle buone performance all'aspirazione della corticale, praticamente è già arrivato in pochi istanti alla capsula, nonostante l'impegno che presentava questa cataratta. Quindi ancora di più adesso si apprezza la perfetta circolarità della capsula, sì, della capsulotomia. Quindi adesso provvediamo a impiantare la lente. Quindi avremo la possibilità. Stavamo con Alessandro facendo i complimenti a Sergio perché è stato veramente di un'efficacia impressionante, ci è piaciuto moltissimo, bravissimo. Complimenti. Vi ringrazio e la paziente ci ha di molto aiutato perché è veramente molto collaborante, la signora stamattina abbiamo avuto un brevissimo colloquio, io di solito cerco l'idrodissezione è stata ottimale qui, guardate com'è già bella pulita la capsula. E io credo sempre che se si spende un Sergio, ma come fai a rimuovere la corticale così col faco non senza timore? Allora, il timore ovviamente ci deve essere e c'è, quindi non stimolo nessuno ad abbandonare il timore, però diciamo che alcuni settaggi, ad esempio di mantenere un lineare in quella fase, comunque aiuta a sapere che io poi posso avere una suzione zero quando mi avvicino alla capsula. E avere, diciamo così, fatto prima, perso un po' di tempo in più nella idrodissezione, nell'idrodelineazione, mi aiuta ad avere un clivaggio che poi alla fine dei conti permette di fare un uno cortex praticamente. Mi permetterei di aggiungere un altro parametro, quello che è un'esperienza notevole.
Beh sì, diciamo che effettivamente quest'anno... Forse è il parametro più importante. Esatto, ho raggiunto le 45.000 interventi, quindi tutto sommato un'idea me la sono fatta. È inutile che cerchi di sollecitare per il pensionamento anticipato. Io ci, ci starei volentieri. Non è il momento, sì. L'Italia ha ancora bisogno di te, anche l'oftalmologia italiana. E poi la Fornero non te lo permette. Sì. Ecco, vedete la preparazione della lente. E questa è sempre la fase importante. Giuseppe. Dimmi, Fabrizio. Dall'altro lato. Grazie Giuseppe. Callisto come allineamento, quindi Yol Master che ti, con cui Yol Master 700 con tutte le peculiarità dello Yol Master 700 rispetto al 500, una migliore performance di acquisizione, non più 6 punti ma a 2.5, ma 18 punti di cui 6 in corona annulare a 1.5, 6 a 2.5 e 6 a 3.5 mm. Quindi acquisizione sicuramente più performante, maggiore possibilità di fissare da parte del paziente. Vedete Sergio che sta cercando con la sua esperienza di sistemare la lente nel cartridge. Sicuramente non è una manovra questa qui così semplice, però l'esperienza qui è fondamentale. Sono un po' seduto in una posizione un po' acrobatica. Quindi... Sono le piccole diciamo, differenze tra un posto e un altro, però diciamo siamo riusciti a inserirla. Quindi Fabrizio sicuramente uno Yol Master di ultima generazione come il 700 ci aiuta in questo impianto. Forse okay, è questa la differenza maggiore, eh? Oltre ad aver capito grazie agli studi anche della scuola di Vinci Guerra a cui tu appartieni che è importante... Okay. Una valutazione dell'astigmatismo in toto, è importante calcolare l'astigmatismo della superficie posteriore della cornea. Adesso vedete le tre linee blu del Callisto che sono comparse, eccolo qui. Adesso si procede all'allineamento un po' più grossolano in questa fase perché poi c'è da aspirare il viscoelastico che è importante rimuovere in toto per evitare movimenti di rotazione della lente che potrebbero inficiare in modo importante il risultato. Vedete come, grazie alla memoria dei vasi limbari, il Callisto lavora e ci permette di determinare un allineamento ottimale della lente. Diciamo che qui la fa da padrona proprio questa tecnologia, oltre alla chirurgia interpretata dal chirurgo che deve essere di assoluta bontà e qualità. Sergio, come fai a rimuovere il viscoelastico senza far girare troppo la lente? Allora come, io cerco di solito di segmentare un po' la rimozione, nel senso di fare un po' la rimozione soprattutto dalla parte anteriore e poi dopo muovere un po' la lente in modo tale da far uscire anche il viscoelastico che è accumulato ancora dietro posteriormente e poi ovviamente dopo diamo l'ultima sistemazione al posizionamento della lente. Diciamo sono che delle questa lenti lente che con disegno a biscotto ci aiuta perché può essere ruotata sia in senso orario che antiorario rispetto esatto, a una diciamo questa è una grossa facilità rispetto sì. Alle C-loop che hanno solo un verso di rotazione e sollecitiamo sempre un po' di meno il sacco capsulare. Qui in questo caso ovviamente c'è ancora un po' di viscoelastico sotto, ma questa è l'ultima nuvoletta. Direi che lo schema che ci ha presentato Alessandro Mularoni, che mette assieme non solo le cheratometrie ma proprio ma l'immagine diritto la luce, visiva signora, della bravissima. Topografia ci aiuta fino all'ultimo minuto a ricordarci qual è l'asse da correggere dove va messa la lente. Sì, diciamo che perché fare chiaramente... Perché è importante, però... La valutazione preoperatoria è sempre fondamentale. E poi ovviamente metterei anche il fatto che in alcuni sacchi che sono particolarmente grandi, un po' sia per queste lenti ma anche per le lenti C-loop, il controllo postoperatorio deve verificare che non ci siano state poi delle rotazioni successive. Ecco, senti Sergio, complimenti, un bellissimo intervento, direi che abbiamo visto tutte chirurgie ben fatte. Sì. E
queste lenti Soleco che avete visto in questo caso lente torica impiantata, lenti diciamo di qualità e customizzate, perché sapete la ditta riesce a costruire una lente anche in base all'astigmatismo richiesto, con questo tipo di appoggio hanno il vantaggio che se non sono perfettamente allineate possono essere ruotate indistintamente in senso orario o in senso antiorario, al contrario della C-loop che ha solo un verso e che se superi la zona di impianto devi rigirare a 360 gradi. E poi questo impianto di 0 a 180 customizzato direi che è sempre molto comodo perché è un po' più semplice come manovra e poi soprattutto per chi ha un accesso temporale risulta esattamente di fronte al nostro accesso. Per cui io aggiungerei anche solo una cosa, se mi permetti, che queste lenti cosiddette a biscotto, comunque con questo tipo di conformazione con i quattro appoggi nella parte aptica, hanno anche un po' un prolungamento di quella che poi è la zona ottica, soprattutto sull'asse 0-180, che è quello che in realtà un po' diminuisce le disfotopsie, sia positive che negative, nel post-operatorio, cioè quelle immagini fantasma che molti pazienti ci raccontano con la semiluna nera o con la semiluna, diciamo, luminosa, che sono le proiezioni del bordo poi della lente. Quindi c'è un altro piccolo vantaggio, che è quello di posizionare la lente in una condizione che anche dal punto di vista delle disfotopsie risulterà poi in qualche modo utile. Ringrazio tutti, la signora soprattutto che è stata bravissima, ma ovviamente anche il commentatore, il dottor Perone, che mi ha così gentilmente seguito, e ovviamente dell'invito per poter avuto la possibilità di fare questa chirurgia. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie a tutti quanti voi. Rimandiamo la linea in auditorium.